Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Batman Arkham Asylum. Ci eravamo lasciati nell'episodio precedente in cui avevamo finalmente scovato dove era questa dottoressa, anzi che cosa aveva fatto la dottoressa. Per l'appunto aveva preso le sue ricerche e le aveva nascoste da Joker. Ora noi dobbiamo andare a trovare questa dottoressa e vedere perché ha fatto di qui, tutto Batman, questo. E ti faccio arrosto. Ok, stiamo andando nel... Ok, premi due volte più direzione e più schivato. Ok, va bene. Stiamo andando direttamente. Ok, così va bene. Allora, vi dicevo ragazzi, stiamo andando direttamente nella stanza del direttore Sharp per andare a prendere o andare a trovare appunto la dottoressa. Intanto qui c'è un altro indovinello per quanto riguarda Catwoman, lo sblocchiamo subito. Ok, e possiamo proseguire da questa parte. Eccola qua c'è la dottoressa che, come vedete, è stata catturata già da Victor Zsasz. Allora, mi ricordo che da qua dovevamo andare a lanciare, mi sembra, quello telecomandato, mi sembra, credo. Allora, se passo qua... Ma se la uccido, Batman se la prende con me! Ok. No, non avrai paura di un pipistrello, Slicey. Vai. Ok, così facile. Cioè con un batarang in faccia di... Ok, va bene. Non andrà da nessuna parte. Puoi fermarti adesso. Mi dispiace. Mi dispiace terribilmente. Ho visto Bane. Lo so, io... Joker mi ha minacciata. Volevo interrompere l'esperimento. Ho cercato di restituirgli i soldi. Joker non accetta no come risposta. Vuole un esercito, una forza di uomini disturbati in grado di distruggere Gotham, ma senza la formula non può farcela, io l'ho nascosta. Così ma... adesso a Venom è la sua formula. Cioè, a tutto in poche parole. Ha un sacco di materiale. C'è un laboratorio nascosto nei giardini. È chiuso a chiave, ma i codici di sicurezza di tutta l'isola sono nella cassaforte del direttore. Che cos'altro ha in mente Joker? Come faccio a saperlo? Crede che abbia senso tutto quello che fa? Secondo me è pazzo. Occhio. Oh mio Dio. Fuori di qui. Cioè, c'era da aspettarselo, oh, dai. Povera dottoressa Young. Eppure lei sa che il signor Joker detesta le spie. A proposito di spie. Questo è il direttore Sharp. Il vecchio Babbeo crede di avere il controllo di questo posto. Povero pazzo! Vedi, Batman, posto che vai, gente che trovi. Ragazzi, se si alza, ributtate la terra, ma non troppo forte. Il signor Joker ha bisogno di lui alla festa. Sì, come se fosse un problema solo quattro... quattro di voi, dai. Intanto voglio togliere questo. Non posso sempre andare a togliere direttamente, ci devo sempre... Ok, fatto tutto. Ok, questi quattro tolti. Allora, nella scena ci hanno fatto vedere la punta che si staccava del... La dottoressa Young è morta. Hai trovato il modo di passare questi cancelli di sicurezza. Prima di morire mi ha detto che c'è un impianto di produzione nascosto nei giardini. I protocolli di sicurezza della Wayne Tech sono a prova di pirati. Lucius ha fatto un buon lavoro. Si tratta di una sequenza biometrica divisa in due parti e generata dal direttore attraverso un sequenziatore di codice. Distrutto da Joker quando ha fatto esplodere la cassaforte. Harley Quinn è il direttore, l'unica persona che può farci passare dai cancelli. Ok, buona fortuna. Qui non c'è niente. Allora, credo che dobbiamo andare a guardare la punta del... infatti, del bastone che si è rotta. E quindi può... infatti... dobbiamo andare con le impronte, giusto?
Infatti, il suo DNA. Allora, intanto qua prendiamo la mappa dei segreti. E così ti sei arreso e mi hai preso la mappa. Spero che qui ce dovrebbe essere un altro, infatti. Sto perdendo la pazienza, stai parando. Deve essere così. Ok, intanto per ora tutti quelli che mi capitano sott'occhio io li faccio, poi casomai li facciamo successivamente tutti quelli là più difficili da trovare. Allora, intanto io vorrei andare a vedere se c'è qualcosa da qua. No, qui da questa parte no. Infatti, da qua c'è un trofeo. E basta. Ok. Per ora, già, abbiamo trovato un altro trofeo. Allora, ragazzi, andiamo con la modalità detective. E dobbiamo andare a trovare il direttore Sharp. Intanto qua andiamo a togliere tutte ste ventiere. Ok. E andiamo a cercare sto direttore. Ok. Ci sono tre nemici armati. Noi ci mettiamo sempre sopra il gargoyle. Ok, 1, 2, 3. Quindi dobbiamo togliere intanto quella più lontano, che diciamo è almeno più scoperto, diciamo. Lui non ci guarda, lui non ci guarda, va bene. Okay. Vai, un KO silenzioso e ritorniamo là sopra. Ritorniamo sopra. Oh. Poi andrei a togliere l'altro invece. Potreste fare un rapido. Infatti già Joker già gli sta avvertendo che uno l'abbiamo tolto dal mezzo. Quindi mi tolgo questo. Ok, ehi, dove vai? Ehi. Davi, sveglia, maledetti. Ok. Ok, vai, un altro l'abbiamo tolto. Lasciatelo. E questo lo togliamo normalmente. Ok, li abbiamo tolti tutti. Dobbiamo andare da questa parte. Ok, ragazzi, siamo fuori dall'edificio. Dobbiamo sempre andare a cercare le impronte del DNA del direttore Sharp. Nel frattempo tutto quello adesso che sentirete, ossia dagli altoparlanti, ovviamente sarà o Joker o Harley Quinn o il direttore Sharp sotto tortura, quindi saranno cose che lui ovviamente non vorrà dire. Allora, da qua non c'è niente, dove dobbiamo andare? Non ci sono più... Oh, l'accesso alla terraferma è chiuso. Si bloccano qua. Personale di Arkham è fregato. Vanno qua, ok, da questa parte. Ok, da qua. Ok. Allora, ci sono già dei nemici. Ok. Siamo da sopra. Tutti in dubbio ancora il capo. Quando siamo usciti non fai che lamentarti. Sì, Joker ha mandato. Sono due armati e uno. E non lo facciamo. Se Joker. Allora, non credo che ci siano collari qua, io non ne vedo. Joker mi ha ordinato di. Vabbè, facciamo un bel salto in planata e. E che diavolo, sì! E ce ne prendiamo. Come prima cosa devo andare sotto l'armato. Così facciamo cadere l'arma. Sempre occhio perché gli altri non la devono prendere adesso. Io non uso accessori quando vado a combattere, purtroppo non ne vedo l'utilità, soprattutto in questo primo capitolo sono stati molto, cioè non vengono utilizzati, dai dove sei? Cioè non vengono utilizzati gli accessori nel combattimento. Dal secondo al terzo già ci sono più, c'è più possibilità di utilizzare già gli accessori. Vediamo se riesco a prendere questo. Sì. Ok, prendiamolo tranquillamente. Ok, ci facciamo cadere? Ok. Ok, e anche un altro trofeo l'abbiamo portato a casa. Allora, andiamo a vedere di nuovo col DNA del direttore dove devo andare. Sempre da questa parte. E siamo di nuovo nella piazza centrale. Adesso stavolta però è già con un tiratore scelto da qua. È il direttore che mi parla.
Lasciati scaricare immediatamente le armi che avete addosso. Oh, mi raccomando di scaricarle. Non riesco a leggerle. Già, questo lo togliamo, dai. Ok. E ne ho visti parecchi dall'altra parte. Infatti sono 6 nemici disarmati. Lo possiamo togliere tranquillamente senza problemi, visto che sono disarmati. Non ci fanno assolutissimamente niente. Batarang ce lo tiriamo così. Lo facciamo vedere. Ti faccio a pezzetti. Ah, ok. Uno lo togliamo col KO della potere che abbiamo ottenuto negli episodi precedenti. Questo lo togliamo così. Un altro KO. Ok, fatto. Allora, uno l'abbiamo salvato. Ok. Ehi. Hey. Oh, dove va? Ah, c'era il tuo amico, vabbè. Non parli, non dici niente? Okay, grazie, okay. Batman. La guardia non avrebbe retto ancora a lungo. Sta bene? Ha battuto la testa quando l'hanno spinto per terra. Portatelo via di qui prima che potete. Accompagnatelo al centro medico. È il posto più sicuro dell'isola. Ok. Lo porto io appena riesce a rialzarsi. Ok. Allora, da quello che mi ricordo, infatti, dobbiamo salire da qua sopra. Questa non so se già ho... No, sì, già la posso prendere, va bene. Non mi ricordavo che già avevo l'accessorio, diciamo. Ok, e prendiamo un altro trofeo. Ok. Andiamo da questa parte. Allora. Intanto prendiamo questo. Blocchiamolo. Allora, intanto togliamo quello armato, dai. Allora, da qua è come una specie di mini labirinto, perché mi ricordo che c'erano diverse strade, stradine, diversi vicoli ciechi, quindi è una cosa che bisogna fare anche con calma. Se mi ricordo bene, era anche pieno di trofei, di accessori vari. No, per ora voglio fare il giro da questa parte. Ok, da qui mi ricordo che forse c'era un enigma da sbloccare, oltre ad un altro trofeo. Temevo che non lo trovassi più. Eccolo, nello specchio. Basta vedermi allo specchio, mi sembra. Ok, infatti sì. Ok, da qua possiamo tornare indietro. Ehi. Ok. Possiamo tornare indietro per uscire, diciamo, da... come si può... camerino. Beh, è per arrivare... Due persone, una voce, nessuno risposta. Per arrivare a una specie di... centro dove sono tutti i pazzi. Qui ci stanno tutti gli psicopatici dell'Arkham Asylum. Noi dobbiamo andare a trovare quello là che si è aperto. Ok, credo che sia da questa parte. Per ora da questa parte possiamo andare a prendere solo questo, credo, perché qua infatti c'è l'elettricità, quindi non abbiamo il gadget adatto per andare dall'altra parte. E qui facciamo la conoscenza di Poison Ivy. Fermo! Fermo, Batman! Devi aiutare le mie creature! Non mi interessano molto i fiori, Ivy. Stanno male! Chiedono aiuto! Resta dove sei. Ci manca solo che... Non gliene frega niente a lui, no? Povere piccolo. Io vi salverò. Ok.
Allora, abbiamo intanto sbloccato che era il personaggio, ma comunque ci vedremo con lei, ci vedremo dopo però. Allora, da questa parte mi ricordo che noi dovevamo arrivarci con... Ok, poi mi ricordo che c'era... Aiuto! Quello che ho fatto prima era un altro, diciamo, enigma di Clayface, cioè faccia d'argilla. Un attimo, ora ti sto aiutando. Tanto quando mi prendo tutte le cose... Prendo tutte le cose mie e poi ti riprendo. Dove devi andare? Lo so dove sei, stai zitto. Ok. Allora, noi dovevamo arrivare qui con tutto la modalità detective, ma intanto sapevo già dove dovevo andare. Ok. Mentre siamo qua, utilizziamo un altro upgrade. Ci facciamo... vediamo cosa possiamo... utilizzare. Sì, no. Facciamo un'altra combo del combattimento, ok. Potenziamento combo speciale. Ok. Quindi, andiamo dal direttore. Sono qua sopra. Cosa ha fatto? Ok, ci ha chiuso, diciamo, dentro con l'elettricità. Con il laser, anzi. Intanto, Harley Quinn. Ai, i ragazzi, che brutta cera. Posso procurarti uno shampoo? Le piante, non le senti? Il loro lamento mi mette l'angoscia. Sì, peccato. Ciao. Per favore, fammi uscire. Moriranno senza di me. Non so, Rosa. Non sei sulla lista degli invitati del signor Joker. Beh. Ti prego. E che cavolo, hai diritto a una pausa. Ok, da questo momento in poi fuori, dove ci saranno tutte le piante, ovviamente saranno tutte piante velenose che ci colpiranno, ovviamente. È una brava ragazza. Potrei stare a guardare quelle femmine per tutto il giorno. Che sommossa. E a proposito di rivolte, eccovi un assaggio di disordine civile che ho cucinato per voi. Ok, lui ha aperto tutte le gabbie, chiamiamole così. Però noi possiamo andare a soccorrere. Ha preso il controllo degli override delle sicurezze. Ho il generatore di sequenza, ma senza il terminale del mio ufficio è inutile. Il suo terminale è stato distrutto. Mi dia il sequenziatore. Cosa? Oh, sì, certo. Ok, da questo momento in poi possiamo andare ad aprire tutte le porte che erano bloccate con laser. Grazie a questo sequenziatore crittografico possiamo andare ad aprire appunto le porte. Ok, possiamo andare ad aprire le porte con il laser. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Abbiamo salvato il direttore. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sul canale.